Verso l'anno 254 il crudele Valeriano regnava sull'impero di Roma. Nella città in cui i santi apostoli Pietro e Paolo avevano dato la vita per Gesù Cristo, i cristiani si moltiplicavano e i pagani che li incontravano lungo la strada dicevano: "Vedete come si amano." Ma non avevano il diritto di riunirsi e di pregare insieme. Per celebrare la messa si nascondevano nelle catacombe. In quest'epoca era Papa Stefano e tra i ragazzi che istruiva per diventare preti c'era un giovane di una quindicina d'anni, Tarcisio. Il Santo Pontefice disse loro un giorno: "Non dovete solamente salvare la vostra anima, ma anche quella degli altri. Se avete un amico o un genitore pagano, dovete desiderare di convertirlo. Siate degli apostoli." E Tarcisio, quando serve la messa, prega e si comunica per quelli che non conoscevano Gesù Cristo. Accade che un cristiano, Ippolito, condusse dal Papa una delle sue sorelle, Paolina, e suo marito Adriano con i loro due figli, un ragazzo di 12 anni e una ragazza di 13 anni, che erano tutti pagani. Mentre il Papa istruiva lui stesso i genitori, Tarcisio insegnava il catechismo ai ragazzi. Qualche tempo dopo ricevettero al loro battesimo il nome di Neon e Maria. Siccome questa famiglia era molto ricca, Adriano e Paolina decisero di distribuire tutti i loro beni ai poveri. La notizia di questa generosità si diffuse in tutta la città. L'imperatore, che aveva bisogno di denaro, fu consigliato dal suo fidato Marciano, uomo avaro e geloso. "Tu vedi cosa fanno i cristiani? Sono ricchi. Vogliono rivoltare il popolo contro di te. Falli arrestare e tieni per te la loro fortuna." In quel momento un ufficiale del tribunale, Massimo, che si trovava là, propose: "Mi procurerò un mandato e ti indicherò quelli che sono i più generosi." E così fece. Quando Adriano passò il falso mendicante, gli disse: "Per amore di Gesù Cristo, in cui io credo, abbiate pietà della mia miseria." Adriano, avendo pietà di lui, lo fece entrare nella sua casa, ma appena Massimo fu sulla soglia di casa, sentì in lui come un fuoco che lo divorava. Si prostrò a terra gridando: "Liberami, sono un traditore, prega per me." Alla preghiera di Adriano, i dolori del disgraziato cessarono. Si convertì e Papa Stefano lo battezzò qualche tempo dopo. Ma Valeriano, non volendo perdere l'occasione, lo fece arrestare a casa sua e i soldati lo trovarono in preghiera nella sua abitazione. L'imperatore lo fece gettare nel fiume con una pietra al collo. Poi, avendo appreso dai poveri cosa facevano queste persone che facevano le donazioni, fece arrestare Ippolito, Adriano e Paolina e i loro due figli. Durante la notte Tarcisio portò loro la Santa Comunione. "Pregate per me,
quando sarete in cielo, perché io voglio essere prete più avanti e martire di Gesù Cristo. Furono interrogati dal prefetto Secondiano. Diteci dove avete nascosto il vostro denaro. Il nostro denaro appartiene ai poveri, cioè a Dio, e non all'imperatore, rispose Adriano. Se voi vi rifiutate di bruciare dell'incenso l'altare di Minerva, sarete torturati. Noi crediamo in un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, disse fieramente Ippolito. Furono flagellati fino al sangue. Paolina spirò sotto i colpi. Neon e Maria ebbero la testa spezzata sotto gli occhi del loro padre. 8 giorni dopo, Ippolito e Adriano furono condotti incatenati sul ponte Antonino davanti a tutta la folla, tra la quale si trovava Tarcisio. Furono flagellati con delle fruste, con le punte di piombo, e i loro corpi furono abbandonati sulla strada per servire da esempio ai cristiani. Tarcisio si inginocchiò vicino a loro pregando: Signore, dammi la forza di morire martire. Non trovando il denaro che cercava, Valeriano moltiplicò il suo furore. Su consiglio di Marciano, pubblicò un editto che ordinava di ricercare Papa Stefano e tutti i preti della Chiesa al fine di farli morire sotto tortura. Qualche mese dopo, Tarcisio, divenuto accolito, servirà la messa del Papa. Una banda di soldati che aveva invaso i sotterranei fece irruzione nel rifugio dei cristiani. Prima che avessero avuto il tempo di scappare attraverso i lunghi corridoi, furono fatti prigionieri. Li condussero davanti all'imperatore. «Fate entrare Papa Stefano nel Tempio di Marte e fategli offrire un sacrificio alla divinità». Ma il Papa fece questa preghiera: «Signore Dio, distruggete questo tempio dove il demonio inganna il popolo con le sue superstizioni». Immediatamente si scatenò un violento temporale. I soldati presi da spavento fuggirono. Il Papa, i preti e tutti gli altri poterono tornare a nascondersi nelle catacombe. Figli miei, la persecuzione non è che appena cominciata. Ricordatevi le parole di nostro Signore: non temete quelli che possono togliervi la vita del corpo, ma solamente chi può dannare la vostra anima. Qualche giorno dopo, il 2 agosto, i soldati di Valeriano penetrarono di nuovo nelle catacombe. Tagliarono la testa a Papa Stefano. Il 15 agosto, il prete Dionisio diceva messa e al momento della comunione si voltò verso i fedeli. «Fratelli miei, qualcuno tra di voi è così coraggioso da portare la santa ostia ai prigionieri che saranno messi a morte tra le belve domani? Io, padre, fatemi questo onore», rispose per primo Tarcisio, che serviva la messa. Ma un ufficiale cristiano, Quadrato, volendo prendersi carico di questa missione pericolosa, disse: «Ragazzo mio, tu sei più debole, ma passerai più facilmente inosservato. Che Dio ti protegga». E Dionisio pose nelle mani dell'accolito l'ostia. Il giovane avvolse il dono prezioso nella sua tunica, strinse le braccia sul petto
e uscì dalle catacombe. Il cammino era lungo e si mise sulla via romana. Una donna, vedendolo passare, voleva fermarlo. «Perché cammini così veloce, ragazzo mio? Entra a casa mia, riposati un po', fa caldo!» «Oh no, grazie! Sono stato incaricato di una commissione urgente. Tra non molto, al mio ritorno, mi fermerò volentieri a casa vostra.» Tutto in preghiera a Dio, che portava sul suo cuore. Camminò così fino alla piazza pubblica dove c'era una banda di ragazzi pagani che organizzava un gioco sotto la direzione di Quintilio, il più grande di loro. «Ci manca uno per il nostro gioco. Tarcisio, vieni a giocare con noi!» «No, non è il momento adesso, a tra poco. Ho una commissione da fare.» Voleva continuare la sua strada, ma gli impedirono di proseguire. «Che cosa porti con te?» disse Quintilio, trattenendolo per il braccio. «Che cosa porti con te?» disse Quintilio, trattenendolo per il braccio. «Non ti riguarda. Sappiamo che tu sei cristiano e se non ci dici che cosa nascondi, ti denunceremo alla polizia.» «Lo so io cosa porta. Porta il cuore di un bambino. Si dice che i cristiani ne mangiano per avere il coraggio di morire martiri.» In quel momento i soldati che passavano, sentendo le parole dei ragazzi, si avvicinarono. «È vero che tu sei cristiano?» «Sì, lo sono.» Volevano obbligarlo ad aprire le mani, ma una forza straordinaria le teneva unite l'una all'altra. Per costringerlo ad aprire le mani, colpirono l'eroico ragazzo con delle pietre e con dei bastoni. Fu ferito gravemente alla testa e cadde sul lastricato della strada, le mani sempre chiuse sul petto. Allora si accanirono su di lui con una così grande violenza che sussurrava: «Signore Gesù, non permettete che il vostro corpo sia profanato.» Tentarono ancora di aprirgli le mani, ma non ci riuscirono. In quel momento, Quadrato arrivò nell'angolo della piazza. Era preoccupato per Tarcisio e si era messo alla sua ricerca. Vide l'ufficiale, i soldati e i ragazzi andarsene, ma era troppo tardi. Quadrato si inginocchiò vicino al ragazzo e lo prese in braccio. Il piccolo martire apre gli occhi per l'ultima volta sussurrando: «Non preoccupatevi di me, ma prendete subito la teca con le ostie che porto con me.» Quadrato, ufficiale romano, riprese la strada a piedi portando il coraggioso ragazzo che appoggiava la testa sulle sue spalle. Vedendoli passare, la donna romana aprì la porta della sua casa. «Mio Dio, cosa sta succedendo? Entrate da me.» Ed è là che la sera stessa Tarcisio spirò, tenendo sempre sul suo cuore il tesoro che gli era stato affidato. Nella notte, alla luce delle torce, venne portato il suo corpo nelle catacombe. Il prete Dionisio aprirà senza fatica le mani ancora chiuse del ragazzo, riprendendo le ostie consacrate, mentre Quadrato ripartì per portarle ai prigionieri. Deposero il corpo del martire dell'Eucaristia in una tomba. San Tarcisio fa che tutti i piccoli cristiani non abbiano più paura di comunicarsi, di sacrificarsi e di portare Cristo ai loro fratelli.